che vedranno la mia gloria, verranno e verranno la mia gloria, 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 gloria. Con trepidazione e fede profonda chiediamo il nostro benvenuto ad accoglierlo a nome di tutta la diocesi della parrocchia di San Michele Arcangelo. È una parrocchia all'ingresso della città e della Valle Reatina, solcata da San Francesco, San Felice di Cantalice, costituita da gente laboriosa e di fede, che vede nel vescovo un pastore che indica il cammino. Questi striscioni che lei può vedere qui dietro, da quella parte di là, racchiudono i nostri sentimenti. Noi le saremo accanto e noi faremo sentire solo, e che Dio lo benedica e i nostri santi lo proteggano. E ancora benvenuto tra noi. Grazie, Don Benedetto, non poteva essere accolto meglio in mezzo a questi fiori che non sono questi, fiori siete voi più belli, e vi ringrazio per questa bellissima accoglienza. Di buona notizia ne conosco una, ed è quella che coincide con il Vangelo, e sono qui in mezzo a voi perché con voi vorrei questa buona notizia riscoprirla, farne la luce che illumina i nostri passi. Vi ringrazio perché è bello arrivare sconosciuto e sentirsi già accolto. E ora proseguiamo il nostro cammino. Eccellenza, la vorremmo salutare tutti, avremmo modo di risentire. Ci vuole salutare un po', sì, ci vuole salutare un po'. Illustre Monsignor Domenico Confili, come primo rappresentante della città di Rieti e con profondo spirito di accoglienza e animo colmo di speranza, le rivolgo il più caloroso saluto della città e mio personale. Ringrazio prima di tutto il Pontefice per aver destinato a questa comunità una personalità così autorevole e capace di coniugare l'attività pastorale con le nuove forme delle umane relazioni e della comunicazione.
a nome della nostra comunità, queste parole di saluto vogliono indicare la dimensione della nostra condizione e del futuro da costruire insieme. Si è conclusa un'epoca e non emergono ancora i segnali di quella successiva. Si percepisce un pericoloso disorientamento della transizione, per ciò stesso priva di riferimenti innanzitutto di carattere etico. Il mondo globalizzato ci rende vicini ma non fratelli. Appare necessario in primo luogo riscoprire e coltivare il senso di appartenenza alla comunità, promuovere un rinnovato senso civico che agevoli la convivenza civile e permetta a tutti di sentirsi parte della famiglia umana, nella quale aiutarsi l'un l'altro come fratelli e sorelle. Farsi vicini e farsi prossimi, per vivere, come direbbe lei, quella tensione di comunione che costituisce il lievito indispensabile per far crescere un nuovo umanesimo. Siamo nella Valle Santa, il Giubileo della Misericordia, nella terra dell'unico santuario francescano ad essa dedicato, è un'occasione immediata di confronto, cooperazione e collaborazione per lavorare insieme nell'interesse della nostra e da oggi anche sua comunità. Il più benevolo e sentito benvenuto. Sono grato per questa accoglienza così calorosa davanti al Palazzo Comunale che rappresenta il luogo delle decisioni possibili per il bene di tutti. Questo stare sulla soglia dice pure del rapporto tra il governo politico e la comunità ecclesiale. Significa una vicinanza che non può essere confusione, ma suggerisce pure una unità di intenti che va al di là della formalità. Non conosco la città, ma non sarà difficile entrarvi come è già accaduto oggi, considerata la sua bellezza e la sua vivibilità. So che, come dice il suo nome, è antica, addirittura madre di Roma, e dunque con una storia importante che non può essere sottovalutata, soprattutto oggi nell'era della dimenticanza. Ma come suggeriscono i cantieri del PLUS, ancora in fermento, non ci si può fermare alla memoria senza uno sguardo in avanti. E qui immagino le fatiche e le ansie che prendono voi amministratori dentro una crisi economica che non smette di essere aggressiva e lascia languire tante possibili idee di crescita. Come vescovo, appena arrivato, mi impegno ad ascoltare e a condividere tutti gli sforzi indirizzati al bene comune e garantisco una leale collaborazione perché la comunità cristiana dia il suo apporto per uno sviluppo che sappia insieme coniugare rispetto dell'ambiente e mercato del lavoro. Da ultimo vorrei fare riferimento al sindaco De Iulis, cui è intitolata la strada che apre sul nuovo sviluppo edilizio della città. È sepolto nel mio paese di Acuto. Sono stato a trovarlo più di una volta dopo la mia elezione e ho pregato che la stagione promettente che lo vide al centro della crescita e dello sviluppo del territorio reatino possa tornare. E a voi, sindaci e consiglieri comunali, alle autorità civili e militari di ogni ordine e grado, a voi che reggete le sorti dei tanti comuni che appartengono alla nostra diocesi e a voi che compete di dare le ali a questo sogno che, sono certo, è ancora vivo dentro il cuore di tanti, nonostante sfiducia e rassegnazione. Non solo i credenti, ma tutte le donne e gli uomini di buona volontà vi staranno accanto, specie quando sarà più dura la realtà. Questa, infatti, si lascia sempre trasformare grazie a chi antepone al proprio bene quello di tutti. Grazie.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Accolgo e saluto con gioia tutti voi convenuti in questa Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta, in questo giorno di grande festa per la Chiesa di Rieti, giorno in cui viene ordinato Vescovo e inizia il suo ministero episcopale, Monsignor Domenico Pompili. In particolare saluto Sua Eminenza il Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente, Arcivescovo di Genova e Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, gli eminentissimi Cardinali Vallini, Bettori, Bassetti, gli eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi presenti, gli illustri esponenti delle numerose realtà ecclesiali, nazionali e regionali, i sacerdoti, i diaconi, le religiose e i religiosi. Rivolgo il mio omaggio alle distinte autorità civili e militari, ai graditi ospiti della diocesi di Anagni e Alatri, ai giornalisti e ai parenti dell'ordinando. Un pensiero affettuoso e speciale lo rivolgo ai familiari di Monsignor Domenico, in particolare ai suoi cari genitori, dei quali comprendo la gioia e l'emozione. Sono certo che lo sosterranno con la preghiera e con pensieri di bene. Saluto con affetto sincero tutti voi, fratelli e sorelle carissimi di Rieti, che tante volte in questi 18 anni vi siete qui radunati in ascolto e in preghiera. Nel Vescovo Domenico noi tutti riconosciamo la presenza del Signore, che sempre cammina a fianco della sua Chiesa. I doni abbondanti dello Spirito che oggi vengono effusi su di te, caro Don Domenico, mediante l'imposizione delle mani e la preghiera consacratoria, ricadano su questa Chiesa che ti accoglie perché porti frutto nella fede e nelle opere buone. In questo giorno del Signore, Dies Dominicus, la festa è grande e tutti ci rallegriamo per te e con te. La Madonna del Popolo, qui venerata sotto questo titolo, e tutti i santi reatini intercedono per te. Grazie e ad multos annos. Fratelli e sorelle carissimi nel Signore, per celebrare degnamente questi santi misteri di grazia, di gioia, di benedizione, riconosciamo con umiltà i nostri peccati ed invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio onnipotente e a noi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e subito la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
excelsis Deo. Sovrana larghezza del tuo amore, vuoi che il tuo servo, il presbitero Domenico, presieda nella carità alla tua chiesa di Rieti. Fa che egli adempia degnamente al ministero episcopale e, tenendo lo sguardo rivolto a te, supremo pastore, guidi con la parola e l'esempio il popolo che tu oggi gli affidi. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete. Ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua. Parola di Dio. Loda il Signore.
sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri. Rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri. Ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio Sion di generazione in generazione. Lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, la vostra fede nel Signore nostro Gesù Cristo, Signore della gloria, sia immune da favoritismi personali. Supponiamo che in una delle vostre riunioni entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui comodamente, e al povero dite: tu mettiti là in piedi, oppure siediti qui ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano? Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse «Efata», cioè «apriti». E subito gli si aprirono gli orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano. E pieni di stupore dicevano «Ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti». Parola del Signore.
Reverendissimo Padre, la Santa Chiesa di Rieti chiede che sia ordinato vescovo il presbitero Domenico Pompili. Avete il mandato del Papa? Sì, lo abbiamo. Se ne dia lettura. Francesco, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Domenico Pompili, del clero della diocesi di Anagni Alatri, finora sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana e direttore dell'Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali della medesima, eletto vescovo di Rieti, salute e apostolica benedizione. È compito precipuo del Romano Pontefice, successore del Beato Pietro, prendersi cura con la massima diligenza di ciascuna chiesa particolare e, qualora una di esse si renda vacante, preoccuparsi di destinarle un pastore adeguato. Alla luce di tale responsabilità, dovendo provvedere all'antica e illustre sede episcopale di Rieti, priva di una guida in seguito alla rinuncia del venerabile fratello Delio Lucarelli, udito il parere della Congregazione per i Vescovi, riteniamo che sia tu, figlio diletto, dotato di qualità comprovate ed esperto tanto di realtà pastorali ed ecclesiali quanto di teologia morale, la persona idonea a reggerla. In forza della nostra suprema autorità apostolica, ti nominiamo pertanto vescovo di Rieti, con tutti i diritti e gli obblighi inerenti a tale ufficio. Ti concediamo altresì di ricevere l'ordinazione fuori della città di Roma. Essa potrà esserti conferita da qualsiasi vescovo cattolico, nella piena osservanza delle norme liturgiche e dopo che in ossequio ai sacri canoni e alla consuetudine avrai compiuto la professione di fede cattolica e prestato il giuramento di fedeltà a noi e ai nostri successori. Ordiniamo inoltre che questa lettera sia portata a conoscenza del tuo clero e del tuo popolo, che esortiamo ad accoglierti nella gioia e a rimanere uniti a te in un vincolo di profonda comunione. Infine, figlio diletto, invochiamo su di te, auspice Nostra Signora, la Regina del Cielo, la ricchezza dei doni dello Spirito Paraclito, affinché i fedeli a te affidati crescano ogni giorno di più nelle virtù cristiane, segnatamente nella carità, sempre pronti a incarnare il Vangelo di salvezza nei diversi ambiti della loro vita, da quello personale a quello familiare, da quello professionale a quello sociale. La grazia e la pace di Dio siano sempre con te e accompagnino anche tutto lo stimato clero e il popolo di questa carissima diocesi reatina nell'amata Italia. Dato in Roma, presso San Pietro, il giorno 15 del mese di maggio, nell'anno del Signore 2015, del nostro pontificato, Francesco. Cari confratelli nell'Episcopato, nel sacerdozio e nel diaconato, autorità, cari fratelli e sorelle nel Signore.
La Chiesa di Rieti vive con gioia l'ordinazione episcopale del suo nuovo pastore, Monsignor Domenico Pompili, che è stato per non pochi anni intelligente e generoso collaboratore della CEI in qualità di direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali e di sottosegretario. Il Santo Padre Francesco lo dona come vescovo a questa veneranda Chiesa e tra poco, dopo aver invocato su di lui i santi del cielo, lo Spirito Santo porrà sul nuovo vescovo il sigillo che lo rivestirà della pienezza del sacerdozio di Cristo, il grande sacerdote delle anime, il pastore dei pastori. In quel momento, caro Don Domenico, riceverai una paternità nuova che ispirerà il tuo modo di pensare e di amare, di guardare il tuo popolo, il tuo clero, la vita. E di questo modo nuovo il primo ad essere sorpreso sarai proprio tu. Si tratta di una dilatazione del cuore che ti permetterà di rapportarti alla tua comunità in modo puntuale e insieme ampio, in modo preciso e nello stesso tempo profondo. Si tratta di quella sapienza lucida e insieme benevola propria del padre di famiglia che guarda nella verità i suoi figli e li sostiene con amore, che riconosce lieto anche il più piccolo frammento di bene e lo valorizza nell'armonia della comunità ecclesiale. Sarai rivestito di un manto di pazienza che, avendo ben fermi la vocazione e il destino alti di uomini e situazioni, sa che i tempi di Dio non sono i nostri e che la Chiesa è innanzitutto di Cristo. Noi siamo servi inutili, seppur necessari per volontà del Signore, che, follia dell'amore, ha voluto coinvolgersi e rischiare con noi, poveri uomini. Quante volte ti sentirai soverchiato dalla paternità di Dio, della quale sei il primo beneficiato, ma anche misteriosamente ministro. Una paternità che avvertirai non nascere dalla tua umanità, ma dall'alto, come dono dello Spirito. Sempre, soprattutto nei momenti più difficili, appellati a questo dono. Invoca la sorgente della grazia. Fai appello a ciò che Cristo sta per fare in te e di te per sempre. Egli infatti dà il compito, ma anche la forza. Non è forse questa la nostra sicurezza e la nostra pace? Deve poter andare diversamente nei momenti dell'ombra e della croce, se non rifugiarci nella sua promessa e nella sua presenza. Per questo, caro Don Domenico, quando nel segreto della sera rivedrai le tue giornate, non esaminarti tanto su quello che hai fatto, ma su ciò che sei stato, sapendo che questo è legato al tuo rapporto con Gesù, con la Vergine Maria, i Santi, un rapporto non solamente creduto, ma anche sentito, perché continuamente richiamato nel tuo cuore, desiderato in ogni gesto, invocato davanti al tabernacolo. Il nostro ministero dipende non tanto dalle nostre qualità, che restano comunque un buon strumento, e neppure in primo luogo dall'offrire la nostra vita agli altri. Dipende innanzitutto dall'offrire il nostro cuore a Dio. Non si tratta infatti di essere dei conquistatori di anime, ma prima di tutto di essere noi conquistati da Cristo.
Vivere assorbiti in Lui non significa fuggire dal mondo, ma starci nel mondo nel modo più bello e più utile. Bisogna guardare il cielo per vedere la terra. Bisogna fissare il mistero della croce per scoprire gli uomini. Di questo modo di stare nel tempo, la gente ha fiuto e intuito. Ha la capacità e il gusto di accorgersi. Allora anche i sordi cominceranno a udire e i muti a parlare e i ciechi a vedere, perché sentiranno la presenza invisibile di colui che ti ha scelto per essere con il tuo presbiterio segno e sorriso, parola e amore, speranza. Per essere perdono perché perdonato, portatore di salvezza perché salvato, messaggero di misericordia perché tu per primo raggiunto dalla misericordia di Cristo che mi è volto. Quel volto di cui l'umanità ha sconfinato bisogno e che spesso a tentoni va cercando senza saperlo o perfino contrastandolo. Dove porterai il tuo popolo? Esso già guarda a te con simpatia e fiducia, pur senza dimenticare con animo grato il tuo amato predecessore, Sua Eccellenza Monsignor Deglio Lucarelli, che saluto e salutiamo con stima rinnovata e grande affetto per il suo significativo servizio episcopale. Dove porterai il tuo popolo? Sui pascoli della vita. Il popolo guarderà dove tu poni il tuo piede, certo che lo porrai sulle orme del Maestro, orme visibili e certe, perché le scorgerai nel grande alveo della successione apostolica nel quale da oggi sei misteriosamente posto per sempre. Ma tu sai, i pascoli sono quelli alti, dove l'aria è più pura e i fiori più abbondanti, sono però in alto. Se la tua gente ti vedrà salire davanti a loro, a volte forse con fatica ti seguirà. Ciò non significa, come esorta il Santo Padre Francesco, che non starai in mezzo al tuo gregge per ascoltare ed esortare, per sentire l'anima dei semplici, dalla fede concreta e radicata. Ne significa che non starai anche dietro al gregge per invitare chi si distrae, per incoraggiare chi è stanco, per curare chi è ferito. Tutto ti aiuterà a segnare meglio il passo, ad essere con i tuoi sacerdoti e grazie a loro vicino a tutti, sì a tutti, ma con uno sguardo particolare verso i deboli e i poveri. Non è questione di preferenze, ma di giustizia, anzi d'amore, perché l'amore si commisura anche in rapporto agli altri e i piccoli ne hanno più bisogno perché invisibili ai potenti. Non temere, ti sussurra il Maestro. Non temere, ripetiamo noi tutti che ti vogliamo bene. La nostra preghiera non ti mancherà. Le tue radici ti accompagnano. Il ricordo del santuario della Santissima Trinità ti sarà di consolazione. Dal cielo ti guardano i tuoi cari, che tanto legano la tua solida famiglia. Lo sguardo che tutti riassume è quello della Santa Vergine. Sii bambino di fronte a lei, sii figlio affidato in ogni momento. Il suo cuore di madre tutto ascolta e comprende, tu lo sai, consola e rialza, accompagna e sostiene, incoraggia e feconda
non temere. L'antica tradizione dei Santi Padri richiede che l'ordinando vescovo sia interrogato in presenza del popolo sul proposito di custodire la fede e di esercitare il proprio ministero. Vuoi, fratello carissimo, adempiere fino alla morte il ministero a noi affidato dagli Apostoli, che noi ora trasmettiamo a te mediante l'imposizione delle mani, con la grazia dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Vuoi predicare con fedeltà e perseveranza il Vangelo di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi custodire puro e integro il deposito della fede, secondo la tradizione conservata sempre e dovunque nella Chiesa, fin dai tempi degli Apostoli? Sì, lo voglio. Vuoi edificare il corpo di Cristo che è la Chiesa, perseverando nella sua unità, insieme con tutto l'ordine dei Vescovi, sotto l'autorità del successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prestare fedele obbedienza al successore del Beato Apostolo Pietro? Sì, lo voglio. Vuoi prenderti cura con amore di Padre del popolo santo di Dio e con i presbiteri e i diaconi, tuoi collaboratori nel ministero, guidarlo sulla via della salvezza? Sì, lo voglio. Vuoi essere sempre accogliente e misericordioso nel nome del Signore verso i poveri e tutti i bisognosi di conforto e di aiuto? Sì, lo voglio. Vuoi, come buon pastore, andare in cerca delle pecore smarrite per riportarle all'ovile di Cristo? Sì, lo voglio. Vuoi pregare senza mai stancarti Dio Onnipotente per il suo popolo santo ed esercitare in modo irreprensibile il ministero del sommo sacerdozio? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Dio, che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Preghiamo, fratelli carissimi, Dio onnipotente e misericordioso, perché conceda a questo nuovo eletto la ricchezza della sua grazia per il bene della Chiesa. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. San Michele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, patriarchi e profeti, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, prega per noi. Sant'Andrea, prega per noi. San Giovanni, Giacomo, prega per noi. San Tommaso, prega per noi. Santi Filippo e Giacomo, prega per noi. San Bartolomeo, prega per noi. San Matteo, prega per noi.
evangelisti. Pregate per noi. Santa Maria Maddalena. Prega per noi. Santi discepoli del Signore. Santo Stefano, prega per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi. Santi Eleuterio e Ansia, prega per noi. Santi Sisto e Magno, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. San Maurizio, prega per noi. Sante Perpetua e Felicità, prega per noi. Santa Anatolia, prega per noi. Santa Vittoria, prega per noi. Santa Agnese, prega per noi. Santa Barbara, prega per noi. Santi martiri di Cristo, prega per noi. San Gregorio, prega per noi. Sant'Agostino, prega per noi. Sant'Atanasio, prega per noi. San Basilio, prega per noi. San Francesco di Sales, prega per noi. San Prosdocimo, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Probo, prega per noi. San Severo, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, San Benedetto, prega per noi. San Francesco, prega per noi. San Domenico, prega per noi. San Francesco Saverio, prega per noi. Sant'Ignazio di Loyola, prega per noi. San Felice da Cantalice, prega per noi. San Camillo dell'Ellis, prega per noi. San Giuseppe da Leonessa, prega per noi. San Giuseppe da Copertino, prega per noi. San Giovanni Maria, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa di Gesù, prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, prega per noi. Santa Chelidonia, prega per noi. Santa Filippa, prega per noi. Santa Maria, prega per noi. Beata Madre
chiesa di Calcutta. Prega per noi. Santi e sante di Dio, prega per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male. Salvaci, Signore, da ogni peccato. Salvaci, Signore, dalla morte eterna. Incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo. Peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore, conforta e illumina la tua santa chiesa. Ascoltaci, Signore, proteggi il Papa, i vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici e santi questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Benedici, santifica e consacra questo tuo eletto. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Ascoltaci, Signore. Custodisci e conferma nel tuo santo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, oh Padre, la nostra preghiera e fondi su questo tuo Figlio, con la pienezza della grazia sacerdotale, la potenza della tua benedizione. Per Cristo, nostro Signore.
O Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, Tu abiti nell'alto dei cieli e volgi lo sguardo su tutte le creature e le conosci ancor prima che esistano. Con la parola di salvezza hai dato norme di vita nella tua Chiesa. Tu dal principio hai eletto Abramo come padre dei giusti, hai costituito capi e sacerdoti per non lasciare mai senza ministero il tuo santuario. E fin dall'origine del mondo hai voluto essere glorificato in coloro che hai scelto. E fondi ora sopra questo tuo eletto la potenza che viene da te, o Padre, il tuo spirito che regge e guida. Tu lo hai dato al tuo diletto figlio Gesù Cristo e gli hai trasmesso ai santi apostoli che nelle diverse parti della terra hanno fondato la Chiesa come tuo santuario a gloria e lode perenne del tuo nome. O Padre che conosci i segreti dei cuori, concedi a questo tuo servo da te eletto all'Episcopato di pascere il tuo santo gregge e di compiere in modo irreprensibile la missione del sommo sacerdozio. Egli ti serva notte e giorno per renderti sempre a noi propizio e per offrirti i doni della tua santa Chiesa. Con la forza dello Spirito del Sommo Sacerdozio abbia il potere di rimettere i peccati secondo il tuo mandato. Disponga i ministeri della Chiesa secondo la tua volontà. Sciolga ogni vincolo con l'autorità che hai dato agli apostoli. Per la mansuetudine e la purezza di cuore sia offerta viva e gradita per Cristo tuo Figlio. A te, o Padre, la gloria, la potenza e l'onore per Cristo con lo Spirito Santo, nella Santa Chiesa, ora e nei secoli dei secoli. Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.
ricevi il Vangelo e annunzia la parola di Dio con grandezza d'animo e dottrina. Ricevi l'anello, segno di fedeltà, e nell'integrità della fede e nella purezza della vita, custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra, e risplenda in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge, nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
Credo in un solo Dio. Thank you.
pregate, sorelle e fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle mani questo sacrificio, allora in gloria del suo nome, per il nostro e dalla sua Santa Chiesa. Accogli, Signore, questa offerta per il sacrificio di lode, sostienici con il tuo aiuto nel nostro servizio sacerdotale e compi nella tua benevolenza ciò che hai elargito senza nostro merito, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con l'unzione dello Spirito Santo hai costituito il Cristo tuo Figlio, pontefice dalla nuova ed eterna alleanza, ed hai voluto che il suo unico sacerdozio fosse perpetuato nella Chiesa. Egli comunica il sacerdozio regale a tutto il popolo dei credenti e con affetto di predilezione sceglie alcuni tra i fratelli che mediante l'imposizione delle mani fa partecipi del suo ministero di salvezza. Tu vuoi che nel suo nome rinnovino il sacrificio redentore, preparino ai tuoi figli la mensa pasquale e servi premurosi del tuo popolo lo nutrano con la tua parola e lo santifichino con i sacramenti. Tu proponi loro come modello il Cristo, perché donando la vita per te e per i fratelli, si sforzino di conformarsi all'immagine del tuo Figlio e rendano testimonianza di fedeltà e di amore generoso. Per questo dono del tuo amore, o Padre, insieme con tutti gli angeli e i santi, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode. E ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco,
con me, indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode, e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé i loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri Paolo, Pietro, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo e Crisogono, Giovanni Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi, per i loro meriti e per le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te l'offriamo anche per me, indegno tuo servo, che oggi sono stato ordinato vescovo della Chiesa di Rieti. Donami la sapienza e la carità degli Apostoli, perché guidi il tuo popolo nel cammino della salvezza. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, il glorioso calice, nelle sue mani sante e venerabili, e rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto
il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Madre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo tutti insieme. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Thank you.
invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Ci sono delle indicazioni per i fratelli celiaci che riceveranno la Santa Comunione all'interno della Basilica, nella Cappella del Crocifisso e all'esterno nel posto indicato dal servizio d'ordine. Sei tu, Signore, il Padre.
Preghiamo. Per la forza redentrice del corpo e sangue del tuo Figlio, rendi efficace in noi, o Padre, l'opera della tua misericordia, e fa che, interiormente rinnovati dal tuo Spirito, possiamo piacere a te in tutte le cose, per Cristo nostro Signore.
confesso che l'incertezza del tempo degli ultimi due giorni spingeva tutti i miei interlocutori a ripetermi: vedrai che poi a un certo punto apre, vedrai che riaprirà. E così è stato. E questa preghiera, che è salita dal cuore di tanti di noi, incrocia perfettamente la parola del Vangelo, l'unica che intendo consegnarvi e condividere in questa circostanza. La parola che abbiamo sentito proclamare nel Vangelo è Fatà, cioè apriti. È questo imperativo che compie un miracolo. D'incanto si aprono i padiglioni auricolari e si scioglie il nodo che serrava la gola del sordomuto. Quest'uomo non ha un nome, perché ci rappresenta tutti, dice la nostra incapacità di parlare e ancor prima di ascoltare. È curioso, mentre la tecnologia continua a stupirci con nuove possibilità di contatto, la capacità di comprendersi sembra venir meno, e così quella di capirsi e di camminare insieme. La missione della Chiesa, quella di sempre, è rendere possibile ogni volta di nuovo questo miracolo, restituire a ciascuno la parola e ancor prima la disponibilità ad ascoltarsi. Infatti, ogni vita vera è incontro, e fuori da questo si diventa facile preda dell'isolamento e dello scoraggiamento. In questa chiesa di Rieti, fino ad oggi, il manutentore del dialogo evangelico è stato il vescovo Delio, e con lui i presbiteri, i diaconi, le religiose e i religiosi, tanti laici, donne ed uomini. A loro va il mio grazie sincero nel momento in cui assumo l'onere e l'onore della guida pastorale, una guida che vorrei fosse soprattutto fatta di ascolto, di accoglienza, di vicinanza, di cammino comune. Testimoni di questa mia intenzione, vi chiedo sin da ora di aiutarmi a tenervi fede. Apriti! La parola di Gesù è perentoria, perché la sordità è una possibilità fisica, ma più di frequente una condizione psicologica e spirituale. Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, ci diciamo, tra il serio e il faceto. E forse è questa condizione di incomunicabilità una fotografia attendibile del nostro tempo, dove ognuno si sente più solo, schiacciato dal proprio quotidiano, incapace di cogliere che siamo tutti sulla stessa strada, siamo tutti in marcia sulla stessa strada. Siamo un po' sordi e dunque spaesati, tante volte sulle difensive, ma la fede è l'antidoto più efficace a questa confusione delle lingue, a questo senso di estraneità reciproca, perché Dio è sempre per strada con noi a rimuovere i nostri ostacoli, e lo fa nella concretezza delle nostre vite, con dei gesti fisici, perfino urticanti, che l'Evangelista Marco si premura di precisare. Gesù infatti mette le sue dita nelle orecchie, addirittura si avvicina con la saliva delle sue labbra alla bocca dell'uomo, come a dire che bisogna restituire fiducia all'altro, esporsi al contatto perfino imbarazzante, dare atto di una vicinanza del cuore, di una carezza della mano prima che della parola. L'anno della misericordia, indetto da Papa Francesco, che ancora una volta intendo ringraziare per la fiducia, il giubileo che sta per aprirsi, vuole essere simbolicamente una rimessa a fuoco di questa verità, che è una via molto concreta da percorrere. Esiste un tempo per ricominciare, aperto a tutti, non basato sulle nostre timide ed incerte capacità, ma sull'iniziativa di Dio. Perché ogni inizio è involontario, Dio è l'agente, come riconosceva persino uno spirito inquieto come Pessoa. L'uomo deve dunque solo aprirsi, schiudendo la porta della sua incomunicabilità. Diventeremo così pronti a percepire e a sentire come nostro il grido
dei disoccupati, che non mancano neanche qui a Rieti, il grido degli immigrati che continuano ad approdare nel nostro paese, il grido degli ammalati, il grido dei carcerati, e qui ce n'è qualcuno in prima fila, il grido dei giovani, degli adulti, delle donne e degli uomini. Quando l'ascolto accade, l'azione viene da sé. Si potrebbe dire agere sequitur ob audire, cioè è inevitabile. Hai fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Se posso inserirmi in questa lode, per chiudere, vorrei proclamare anch'io con stupore da quanti sono stato aiutato a crescere nella fede e nell'esperienza umana. Vorrei partire dalla mia famiglia, dai miei genitori, dai quali ho imparato l'ascolto quando da bambino di notte li sentivo confabulare a letto, a lungo e sempre con rispetto e tenerezza. Ma vorrei anche dire di mia sorella Elisa e di mio fratello Marco, che mi hanno insegnato la priorità dell'agire sull'interpretare, e poi i miei educatori, in particolare padre Mario Rosin, i miei vescovi. In particolare Monsignor Luigi Belloli, di cui porterò il pastorale. E i preti della mia chiesa madre di Anagnalatri, le religiose e i religiosi, i laici, che ho avuto la fortuna di incontrare in questi anni, ad Anagni e a Vallepietra, ad Alatri e a Roma, e in giro per l'Italia, non senza far riferimento alla straordinaria opportunità che è stato il servizio in seno alla Conferenza Episcopale Italiana, per cui ringrazio, volendo includere tutti, il Presidente e il Segretario Generale della CEI, e in quest'ultimo includo anche Monsignor Crociata e il Cardinal Betori. Ogni incontro è irripetibile e custodisce un suo mistero, ma ogni volta è stato un modo concreto per sottrarsi alla chiusura e al ripiegamento, e si è rivelata una scossa di vita. Ora si comincia qui, a Rieti. Sono fiducioso che gli incontri e le cose da fare si moltiplicheranno. Ho la sensazione di gente solida che ha a che fare con problemi concreti in un contesto suggestivo e vivibile, e che ha tanto da dare e da condividere. Desidero, insieme a tutti, credenti e non credenti, lavorare per crescere insieme in umanità. Che Dio ci aiuti. Amen. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio nostro Padre, che vegli sempre sul tuo popolo e lo governi con indulgenza e amore, arricchisci dello spirito di sapienza tutti coloro che hai posto come maestri e guide nella tua Chiesa, perché il progresso spirituale del gregge si trasformi in gioia eterna per i pastori. Amen. Tu che disponi nel tuo sovrano volere il numero dei giorni e il corso delle vicende umane, guarda con bontà al nostro umile servizio e dona al nostro tempo piena e perfetta pace. Amen. Tu che per la tua grazia hai profuso in me l'abbondanza dei tuoi doni e mi hai innalzato alla dignità episcopale, rendimi a te gradito nel quotidiano adempimento della mia missione.
Unisci in un solo cuore il popolo e il vescovo, perché non manchi mai al pastore la docilità dei fedeli e ai fedeli la sollecitudine del pastore. Amen. E su noi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza, andate in pace. Amen.